Ciao, oggi ti voglio parlare dei tipi di apertura per l'isolamento acustico. Perché per l'isolamento acustico non tutti i tipi di apertura sono indicati. Quando ricerco prestazioni infatti di acustica molto molto spinte, ci sono determinate tipologie che sono meglio delle altre. Ad esempio, una finestra che si apre a battente, uso sempre il mio libro perché mi è comodo per simulare le aperture, a battente avrà sempre prestazioni più elevate di una finestra a scorrevole, a scorrimento così, sia che sia alzante o non alzante, di base. Chiaramente se prendo una finestra a battente scarsa e la paragono con non plus ultra degli scorrevoli, il discorso cambia. Però di base un battente è sempre meglio. Come un battente ad un'anta sarà sempre migliore di un battente a due ante, perché in due ante ci sono dei giunti, delle posizioni dove è più difficile garantire la perfetta tenuta soprattutto all'aria, e dove passa l'aria basta che passa qualche decimo di aria e l'acustica si infila. L'acustica è veramente una cosa difficile da fermare e quindi bisogna stare attenti. Se cerchi prestazioni veramente estreme, il mio consiglio è di andare su delle ante battenti ad anta singola. Se l'acustica non è così particolarmente spinta, puoi fare anche delle ante doppie o degli scorrevoli. Se l'acustica non è importante, non ti preoccupare del tipo di apertura, fai qualsiasi tipo di apertura che vuoi, che sia un vasistas, che sia uno sporgere, che sia uno scorrevole impacchettamento, tutto quello che ti pare. Anche per oggi abbiamo finito. Ciao e al prossimo video!